Ben fatto. Va bene.
Accettato. Benvenuto, Sam Porter. Apprezziamo molto. Buongiorno, Sam. Prelievo di sangue completato. Grazie della tua generosità.
Chissà se qualcuno mi vede. Thank you.
sentiero. Thank you.
Addio stazione. Stazione di Sam, e grazie a te se sono fiero di far parte della Bridges. Grazie, Sam. Alla prossima consegna. Stammi bene. Ben fatto. Server in condizioni perfette. È un sollievo sapere che i nostri dati sono al sicuro. Grazie di cuore. Sam, Lake Knot City ce ne ha fornito il progetto come ringraziamento. Ti spiegherei come funziona, ma tu ne avevi una, o mi sbaglio? Due ruote anteriori, una posteriore, alimentata a batteria. È dotata di una batteria che si ricarica quando non viene usata. Non facile da guidare su terreni cosparsi di ostacoli. Ideale per lunghi tratti in piano, bla bla bla. Stiamo cercando di farti ottenere anche un altro veicolo. Ti terremo informato. Grazie, Sam. Con questi dati possiamo finalmente portare avanti il nostro nuovo sistema di consegna automatica. Dirò ai ragazzi di iniziare con il test dei robot. Ora dovrai portarlo al centro logistico a sud di Lake Knot City. Controlla il terminale delle consegne se sei pronto. I Prepper avevano da ridire su Fragile. Sicuro che ci possiamo fidare di lei? Quella faccenda con Ace. Pensavo di averti detto che lei lo odia ciecamente. Il nemico del mio nemico. Io la penso così. Ma non ascoltare me. Chiedilo pure a lei e poi fatti un'idea. Che ci piaccia o no, lei ci serve. Sam, sono Fragile. Ho sentito che hai aggiunto tre Prepper alla rete. E hai consegnato loro tutto ciò che gli serviva. Ben fatto. Già che ci siamo, non è che ti andrebbe di spiegarmi che cosa succede tra te e Higgs? Hai sentito qualche storia, eh? Va bene, te lo dirò. Faccia a faccia. Incontriamoci al centro logistico a sud di Lake Knot. Tanto sei diretto lì, no? Ben fatto. Nuovo ordine disponibile. Accedi al terminale delle consegne per ulteriori informazioni. Sam. Molti dei clienti richiedono te. Ci sono ordini che devi accettare dal momento che sono cruciali per l'espansione della rete chirale. Mentre ce ne sono altri che puoi rifiutare a tua discrezione. Ma va da sé che è interesse di tutti che tu faccia sempre del tuo meglio, per quanto possibile. E più incarichi, più ricompense.
robot da trasporto. Ora dovrai portarlo al centro logistico a sud di Lake Not City. Se questi corrieri robot autonomi si rivelassero affidabili, potrebbero rivoluzionare la nostra rete di distribuzione. C'è tanto in ballo. Attenzione là fuori.
faccia se qualcuno mi vede. Sei a bordo, eh? Ti stavo aspettando. Ci aiuterai anche con il collaudo del robot. Ma prima di pensarci, vediamo come se la passa. Una meraviglia. Niente male. Non sono ideati per operare fuori dall'area coperta dalla rete. Quindi colleghiamo il centro logistico. Ed ecco fatto. Inizierò a preparare il collaudo, tu aspetta che il QG si faccia vivo. Ti ringrazio, Sam. Ora i robot passeranno alla fase finale dei test. Li ho progettati io, sai? Spero che si sobbarchino una parte delle consegne. Un robot non causa voragini, a differenza dei corrieri umani. Prima del Death Stranding, gli scienziati temevano una singolarità, ovvero un evento in cui l'IA sarebbe diventata più intelligente degli esseri umani. Ma così non fu. I robot non provocano voragini. Non muoiono,
Non hanno spiagge. A differenza nostra, le macchine non capiranno mai cos'è la morte. Per questa ragione, non potranno mai superarci. Va al terminale delle consegne, ti spiegherò come usare i robot. E non temere, terrò sotto controllo la situazione. Questi corrieri robot sono ideati per gestire alcuni ordini al posto tuo. Ma solo ordini molto semplici. Guarda cos'è disponibile. I carichi portati da robot possono subire danni se la strada è sconnessa. Un robot che viaggia su una buona strada ha più probabilità di consegnare un carico in buone condizioni. Ed è anche più veloce, il che mi pare ovvio. Ricordalo quando li invii. Il corriere robot arrivi a destinazione. Oggi è uno solo, ma se supererai il test, procederemo con la produzione di massa. E a quel punto potrai inviarli tu. Come non detto, abbiamo aggiunto un altro corriere robot da testare sul campo. Decidi tu come utilizzarlo. Scusa, fa di nuovo i capricci. Grazie, Sam. Ci sentiamo dopo. Bravo, Sam. Questi robot saranno una manna dal cielo, sia per chi abita nelle città e nelle stazioni secondarie, sia per i prepper in capo al mondo. Sarai esausto. Che ne dici di fare una pausa? Scommetto che ne avrebbe bisogno anche il tuo bimbi. Vai nella tua stanza privata. Coraggio. Scusa, non volevo spaventarti. Stavi dormendo quando sono arrivata. Grazie per la doccia. Prego. Senti, devo chiederti una cosa. Ho sentito delle voci su di te. È in combutta con i terroristi. Non fidarti di lei. È solo uno dei tanti idioti che Higgs ha fregato. È una grande eroina, quella donna.
Dimmi, Sam, che cosa significa l'America per te? Da quello che diceva mio padre, era un paese speciale. Il collante che ci teneva insieme. Più di una nazione. Un simbolo di libertà e speranza. Potevamo ricostruire il paese continuando a fare consegne e a collegare le persone. Lui ne era certo. Ero a pezzi quando lui morì. Fu allora che X si fece avanti. Insieme porteremmo pacchi da un oceano all'altro. A quel tempo aveva il monopolio a Ovest. La collaborazione era vantaggiosa per entrambi. Gli affari andavano bene all'inizio. Ma poi, un anno fa, quei fanatici hanno cominciato a creare problemi. Qualcuno ha violato il nostro sistema. Sono riusciti a rubare i nostri pass di sicurezza, usandoli per entrare nelle città, e all'improvviso consegnavamo fucili e bombe invece di medicine, senza che neanche lo sapessi. Eravamo burattini nelle mani dei terroristi. Higgs era a capo di tutto. E la cosa peggiore è che aveva trovato una vecchia atomica che io, senza saperlo, ho portato a Middle Knot City. Non vorrai dirmi che... Sì. Sono stata io. L'ho fatta esplodere. Non sarebbe successo se io non fossi stata totalmente cieca. Così feci tutto quello che potevo per evitare la distruzione di South Knot City. Cercai di portare l'atomica fuori città. Ma X mi aveva preceduto. Si prese tutto quello che voleva e anche di più. Certe ferite non guariscono. Tutto il tempo che mi rimane l'ha preso la pioggia. Ed ecco com'è andata. È tutto vero, a parte qualche bugia. Non me ne frega niente della Bridges e nemmeno di ricostruire l'America. Ma non permetterò che X e una banda di terroristi mandino a puttane l'eredità di mio padre. È per questo che ti ho cercato. Allora, ti fidi ora? Ci sarò sempre per te, Sam. Non devi far altro che chiamarmi.